Commozione ieri alla Chiesa del Sacro Cuore di Torre del Greco per l'arrivo dell'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Don Mimmo Battaglia. Nominato a dicembre da Papa Francesco per sostituire Crescenzio Siepe, Don Mimmo ha scelto di incontrare i fedeli torresi. Il cardinale ha parlato prima con i bambini della comunità, rispondendo alle loro domande, anche le più curiose. Don Mimmo ha spiegato ai piccoli, quasi tutti in procinto di ricevere la prima comunione, l'importanza di conservare la propria individualità, la loro anima ed i loro sogni durante la crescita. Subito dopo l'arcivescovo ha celebrato la Santa Messa, tanti fedeli accorsi in una chiesa gremita, pur nel rispetto delle norme sul distanziamento. La figura del vescovo è stata sempre accolta bene, ma questa volta un po' in più e in modo diverso, perché l'arcivescovo è nuovo, è la prima volta che viene qui in questa parrocchia, per cui i fedeli stanno aspettando con ansia l'incontro con il proprio vescovo. È un momento di festa, perché questo è il periodo che la parrocchia festeggia la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù. A tal proposito porto il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale a tutta la comunità parrocchiale di Cappella Bianchini e ringrazio infinitamente il vescovo, il neovescovo di Napoli per la sua presenza e per aver individuato tra i primi luoghi da visitare a Torre del Greco la nostra parrocchia, che è una parrocchia molto ampia, molto grande e oserei dire anche una di quelle più antiche sul territorio. L'omelia del cardinale ha parlato di luce. La luce che rappresenta l'amore di Dio, ma anche l'amore di ogni giorno, come quello di una madre per suo figlio. Don Mimmo ha ricordato come ognuno può essere luce in terra e rischiarare il cammino di altre persone. Dio è luce. Dio è luce. Questa è una delle definizioni più belle, no? Di Dio. Dio è luce. Dove c'è Dio, c'è luce. E luce vuol dire anche amore, perché Dio è amore. Lì dove c'è luce c'è amore, dove c'è amore c'è luce. Se non c'è amore non ci sarà mai luce. Mi ricordo una volta quando faceva il Papa, no? Che portava la comunione ai malati e un giorno, era una giornata bellissima di primavera, sono andato a portare la comunione ad un anziano non vedente del mio paese. Quindi quando questa l'ha sentita arrivare, che sapeva che quella mattina si era andata a portare la comunione, mi dice: Don Mimmo, oggi c'è il sole, non lo vedo ma lo sento, non lo vedo ma lo sento. Parole di speranza e di vicinanza per un mondo che sembra ritornare lentamente a una rinascita.